Eccoci in spiaggia, primo giorno, e infatti sono già stufa. No, beh, in realtà non è che io sia stufa in assoluto di essere in spiaggia ci sto abbastanza volentieri, soprattutto quando le giornate sono belle soleggiate, ma anche abbastanza fresche, ventilate come oggi. Infatti si sentirà il vento nel video, ma su questo non posso fare nulla. Siamo solamente noi due. Sei gelato, Ricky! Siamo solo noi due perché Leonardo è ancora a Trieste, il papà lavora, quindi almeno fino a questo pomeriggio siamo solamente noi due, e poi ritornerà Leonardo con il delfino verde. Hai fatto il bagno? Sì. Era bello? Sì. Sei stato fortunato perché quest'anno hai rincontrato degli amici e quindi non ti annoierai. E come si chiama il tuo amico? Cristiano e la sorellina? Adua. Adua. E il fratellino? Federico. Hanno un papà e una mamma molto molto simpatici e vengono da vicino al lago di Garda. Il discorso un altro, magari vi domanderete il perché noi ogni anno siamo a Grado. E ogni anno siamo a Grado perché è tanto una tradizione un po' di famiglia. Ci veniamo ogni anno veramente da tantissimo tempo, prima io e mio fratello con la mia famiglia e poi io e Paolo con la nostra famiglia. È una località balneare vicino a Trieste, ci piace perché la sabbia è confortevole, per i bambini è l'ideale, e insomma veniamo qui ogni anno. Quest'anno siamo negli ombrelloni grigi, adesso faremo una piccola panoramica per vedere il panorama di questa meraviglia. Tutto grigio all'orizzonte, qualcuno sta già studiando di farsi del male, e poi dall'altra parte ci sono gli ombrelloni gialli. Ma la scelta non sarà casuale, no, in realtà è assolutamente casuale, perché non sapevamo il colore che ci capitava abbinato al numero, però volevamo la zona più vicina al primo ingresso, perché è più vicino a casa nostra, abbiamo da camminare di meno, perché la parola d'ordine è relax quando si viene a Grado. Relax che però naturalmente non è scevro, vero, di lavoro a maglia, e quindi io prendo il lavoro a maglia e ve lo faccio vedere. Zuc, zuc. Testimonianza che io sto lavorando, e quindi insomma unisco l'utile al dilettevole. Io resto all'ombra, mi rilasso e lavoro a maglia, e i ragazzi, in questo caso il ragazzo perché è uno, va al mare e fa il bagno, gioca con gli amici, e quindi io posso stare abbastanza tranquilla. E avviciniamoci al mare, oggi la marea è piuttosto bassa. Si vede perché il molo laggiù è quasi tutto esposto, quindi l'acqua è bassissima. Certo, a chi piace nuotare, diciamo che Grado non è proprio la cosa perfetta, come dire, però insomma a noi piace. Perché fin da quando eravamo ragazzini venivamo da queste parti, adesso siamo contro luce quindi non so quanto si vedrà. Comunque la spiaggia è veramente molto 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 grande. Ciao a tutti. E stesso panorama, diciamo che l'umore è leggermente diverso da quello dell'ultima volta. Quando ho deciso di fare questi vlog dalla spiaggia, volevo darvi l'idea, insomma volevo anche raccontarvi di come si svolgono le nostre vacanze a Grado, delle vacanze molto rilassanti. Avevo intenzione di fare dei bei vlog dalla spiaggia, facendovi vedere lo stato dell'avanzamento dei miei lavori, di parlare anche di che cos'è per me il lavoro a maglia sotto l'ombrellone. E diciamo che tutto questo avverrà tra un po', perché non siamo praticamente neanche arrivati, e dopo il vlog, dopo la, diciamo,
la scena che avete appena visto, la prima scena di questo vlog, in pratica abbiamo avuto un lutto in famiglia. Sono stata un poco combattuta se parlarne di questa cosa oppure no, e dopodiché ho pensato che comunque la mia vita è fatta un po' di tutte queste cose, di cose belle, della maglia, della mia famiglia, dei viaggi, di... però è fatta anche ogni tanto, come quella di tutti naturalmente, anche di cose spiacevoli, e quindi nascondere una cosa, far finta che non sia successa e continuare come niente mi sembrava anche piuttosto ipocrita, devo dire la verità. C'è da dire che sono state giornate abbastanza difficili per noi, perché chi è scomparsa era una zia che ci era molto cara, non era una zia diretta mia ma di mio marito, però insomma la conosco da tantissimi anni, era una persona veramente molto buona, generosa, ed è scomparsa improvvisamente, appunto proprio un paio di giorni dopo che noi siamo arrivati qua. Per cui questa cosa ci ha lasciato chiaramente a tutti quanti molto sconvolti, e devo dire che non ho avuto molta voglia di andare avanti con i miei vlog dalla spiaggia, ma diciamo che la vita va avanti e bisogna farsi forza, e quindi oggi riprendo, cercando anche un po' di farmi coraggio, e riprendo e vi faccio vedere quello che oggi sono riuscita a portare in spiaggia. Ecco il lavoretto da spiaggia, ma non si capisce niente, è giusto che sia così, perché sennò già siete troppo perspicaci, avrete già immaginato che cosa sto facendo. Comunque sto lavorando con il Mayak, che è un filato che mi piace sempre tantissimo. Anche a proposito del lavoro, devo dirvi, il lavoro che avete visto nella scena precedente naturalmente è già finito, perché ero talmente nevrastenica in questi giorni e non riuscivo a fare praticamente nient'altro che lavorare a maglia, che è stato uno sfogo anche per me, piuttosto importante. Cosa sarà? Beh, questo ve lo posso dire, avrete già capito, è l'inizio di un maglione, e invece l'altro è un coprispalle. Pensate quante indicazioni che vi do, che così va. Qualcuno è disperato perché secondo lui c'è grasso nel prosciutto. Leonardo, c'è il grasso. Ma non c'è il grasso nel prosciutto, è un panino di prosciutto cotto qui. Quello non è grasso, ma assolutamente non piace lardo. Ecco, la voce che sentite è l'amico Tommaso, che ovviamente non filmeremo perché non vuole, io rispetto. Infatti questo. Maionese. Ma sai che brontoli tanto? Va bene, comunque adesso stiamo pranzando sotto l'ombrellone, una cosa che a noi piace molto fare, mentre al papà no, e quindi approfittiamo di oggi che lui non c'è. Dopo forse qualcuno scapperà un gelatino. Sì, insomma, com'è sto panino? Buono, parere da destra, ok, pollicione alzato. Al prosciutto e alla maionese. Ah, ottimo. È buono, ma tu che cosa preferisci? Salame, formaggio. Salame e formaggio, allora votate, apparirà un sondaggio: preferite il panino, prosciutto e maionese o salame e formaggio? Votate. Eccoci in giro a spasso per grado, io e il marito, eccolo qua. Ta-da! Avevamo proprio voglia di passeggiare un poco insieme, di stare un poco tra di noi, perché insomma i scorsi giorni ci hanno abbastanza provato. E quindi adesso facciamo un piccolo giretto per la Grado Vecchia, così magari vedremo qualcosina di bello. Intanto vi faccio vedere l'ingresso un pochino. Qui. Ecco, qui ci stiamo cominciando ad addentrare nelle stradine tipiche di Grado, con queste casette basse e questo gran pavese, perché si è festeggiato veramente Barbana, che è la santa patrona, la Madonna di Barbana, la Madonna.
È veramente molto molto bella. E anche queste viuzze si aprono su questi scorci di queste case così belli, con quelle scale che salgono. E le scale mi fanno sempre venire in mente adesso il callo di Luisa che sta preparando come matta. E quindi quella scala poteva essere tranquillamente un'ispirazione per Luisa con le petunie. Vediamo qua, da quanti anni? Da 40? Caspita. Allora, beh, io personalmente qui ci vengo da 40 anni. Ma che, ma sì, 48, cioè da quando sono nata. E tu da 20, da 30. Da 30. Mio Dio! Ogni anno almeno una volta. Almeno una volta, eh sì. Anche questo passaggio è particolarmente carino, molto pittoresco. Qua c'è la merceria di Donatella, dove io ho comprato della seta bellissima. E qui sotto questo albero c'è lo spazio per stare, sono piccole casette, poi ovviamente più in là c'è anche il ristorante. E da qui adesso, qua c'è Maran, un pittore, gallerista. E il signor Maran dipinge pesci, in particolare sardoni, sardelle. Ci piace comunque, molto carino. Infatti. E poi da qui altre scalette, queste meno colorate. Quindi niente, Luisa, nessuna ispirazione per te, mi dispiace. E sempre altre bandiere spiegate, perché qui vicino ci dovrebbe essere la sede dei canottieri. E poi, wow, vedo una notizia fantastica, la sardellada, la sagra della sardella, cioè delle sardelle, delle sarde, sardine, ecco, dove noi andiamo ogni anno e ci abbuffiamo di pesce e ci piace un sacco. E il 14 sta dicendo Paolo, siamo tutti qui e quindi di sicuro andremo a mangiare, così vedrete cosa si mangia, cose molto semplici ma che a noi piacciono moltissimo. Ecco, come vedete è molto carina a grado, perché ogni tanto si aprono questi piccoli cortili. E poi è affascinante perché appunto ci sono scale che portano nel nulla, quindi non c'è neanche la porta, le finestre sono bassissime, ci sono piccole nicchie con le madonnine, insomma è veramente molto carina. E quella là in fondo, una volta, cioè è una pergola che c'era una volta sopra un ristorante, adesso non c'è più, e questa che si vede qua in fondo era un'antica chiesa. Adesso invece qua lo spazio è vuoto e poi di là si continua. Stiamo passeggiando appena fuori dal centro proprio storico di Grado, infatti è sulla nostra sinistra. Tutte queste casette sono del vecchio centro storico e tutta questa via è stata trasformata in ristorantini, anche parecchio costosi a dir la verità, e infatti noi da questa parte non ci veniamo praticamente mai, ma è molto bello passeggiare e quindi insomma una passeggiatina non si nega a nessuno, è molto bello. Da questo dolce suono di campane capirete che ci stiamo avvicinando alla basilica. Naturalmente sono registrate, però noi che abitiamo vicino vi assicuro che dalle 5 di mattina non è una grande compagnia. Però comunque è molto molto carina la basilica cosiddetta nuova, e poi c'è la vecchia, che secondo me è ancora più interessante. È molto interessante perché il pavimento originale è laggiù in basso.
è molto carina ed è tuttora usata, quindi a me piace un sacco, forse più della nuova. In lato alla basilica si può accedere a questo spazio e sul fondo, oh, devo stare attenta perché il pavimento è veramente tutto sconnesso, c'è il battistero, che è uno veramente molto molto antico e anche molto interessante da vedere, ovviamente a chi interessa questo genere di cose, e con l'acqua alta e la pioggia viene anche spesso allagato. Infatti vedete che c'è stata la pioggia tempo fa, è pieno di muffa, ma è molto molto bello, un battistero per immersione. È stato restaurato pochi anni fa. Merita la visita. In fondo c'è anche un piccolo altare. E come sempre la parte del leone la fanno i mosaici per terra, che sono molto molto belli. Andiamo verso la porta principale della basilica. Dentro filmeremo poco perché probabilmente c'è qualche funzione. Ho cercato di filmare il più possibile anche l'abside, come si è visto, c'erano... Vorrei dire qualcosa ma non posso dire, mi sembra di ascoltare tutto il rosario, proprio non avevamo voglia, il marito è già fuggito lontano. Adesso andiamo a vedere il resto. Ecco qua siamo nello spiazzo, sulla parte destra della chiesa. È molto bello, e qui in questa zona ci sarà la Sardelada, che è l'avvenimento clou dell'anno, vero Paolo? E non mancheremo, ma quest'anno calamari. Quest'anno calamari fritti, non sardelle, come mai? Sardoni, casomai. Sardoni, e perché questa scelta? Perché la pulizia delle sardelle a volte potrebbe dare dei grossi problemi intestinali. Come qualcuno ha avuto... l'altro anno. E non è stata una non è stato molto piacevole veramente. Comunque anche qui vedete continuano le casette piccole, e poi là invece in fondo ricomincia la parte più nuova dove noi stiamo in realtà. Qui c'è un'altra zona che merita una visita, perché durante gli scavi di questa piazza hanno trovato una vecchia basilica ancora più vecchia di quella vecchia che abbiamo visto per prima, ed è l'hanno lasciata così visitabile e guardabile da tutti quanti. Anche per esempio hanno disegnato questo che simboleggia un po' l'abside, e insomma è molto carina, e l'hanno lasciata così perché tutti la possano vedere, anche con un bel ponticello sospeso che piace. E laggiù, ecco, questo qui è il municipio. Eccoci qua, oggi siamo a casa nostra, a Grado, dove passiamo queste estate, questo piccolo periodo dell'estate. È una casetta confortevole, carina, ma non sono qui per parlare di questo, ma per dirvi che effettivamente oggi va un po' meglio dell'altra volta, dell'ultima volta che ho vloggato, quindi ho deciso di tirarmi un poco su e andare avanti con questo progetto del vlog sulla vacanza a Grado. Innanzitutto si vede che la vacanza a Grado non è che mi fa proprio benissimo, perché sono piena di punture di zanzara che copro in maniera strategica. E sono struccata, però vi assicuro che mi sto rilassando, mi sto un poco riprendendo, quindi tutto questo è molto buono. Seconda cosa, il nostro anniversario di nozze si avvicina e mio marito mi ha fatto dei regali bellissimi che vorrei farvi vedere in anteprima. E
sono contentissima perché insomma vengono tutti quanti da un negozio di scarpe che c'è qui a Grado e uno pensa, ma insomma a Trieste non ci sono negozi di scarpe abbastanza belli? No, a Trieste io almeno non trovo mai niente, vengo a Grado e compro un sacco di cose ogni anno perché hanno delle calzature molto particolari, la forma sta bene sul mio piede, insomma mi piacciono tantissimo e quindi oggi ve le faccio vedere perché sono ben tre e adesso le vediamo. Cominciamo con quella più a destra, che cosa ci sarà? Zac, zac. Apriamo la veglia. Oh, eccoli qua, finalmente! Dei biker. Secondo acquisto. E cominciamo già ad andare sulle cose più sfiziose. Wow, cosa ci sarà? Queste mi fanno impazzire. Allora, so che magari a molte di voi non piaceranno. A me fanno impazzire. Questa plastica del cavolo non esce. Eccole, cioè mi fanno morire, sono stupende. Poi le ultime, e qua diciamo che è stato proprio un capriccio, ah, subito così, sono fantastiche, sono dei sandali da sera argento e oro, sono pazzeschi, sono stupendi, mi piacciono da morire. E ringrazio tanto mio marito che mi ha regalato questi tre meravigliosi paia di scarpe che saranno tutti quanti sfruttati di sicuro. La tristezza. Come promesso siamo alla Sardelada, l'avvenimento sociale di Grado. Non sei contento, sì. Gigi? No. Sono. Sei contento? Cosa mangerai? Perché? Lo vedremo dopo, sarà una sorpresa. In pratica siamo tra i primi perché saggiamente non si viene troppo tardi. Ecco il cameriere, ci ha portato. Cameriere, bravo, ci hai portato da bere, molto bene. È arrivato anche il cibo, qualcuno sta già rubando, qualcuno gradisce. Allora, raccontiamo che cos'è la Sardelada, Leonardo. È una manifestazione in onore di qualche santo, probabilmente, di Grado. Vediamo. Fortunato, patroni di Grado. Patroni di Grado. E tu quindi hai le sardelle, sposta la polenta che si vedano le sardelle. Sono belle grandi queste sardelle. Io invece ho i calamari fritti. Che preferisco anche papà calamari fritti. Come mai, come abbiamo già detto, siamo in dieta. Assassino dell'altro anno, ma è abbastanza che vuol dire che diciamo abbiamo avuto degli inconvenienti durati tre settimane. E tu Leonardo, anche tu hai preso calamari? Io sono l'unico. Voglio di calamari, allora. Ben fatta, ottimo. E allora buon appetito a tutti. Hey! Andiamo in spiaggia. Ciao. Ciao. Questo è Viale Europa Unita, un viale pedonale che noi percorriamo sempre per andare in spiaggia. C'è qualcuno che ha molta fretta di arrivare in spiaggia e a noi piace molto, pieno di verde. Poi c'è questa piazzola e qui questo è il mio spacciatore di scarpe preferito. Qui ci stiamo avvicinando al lungomare, alla spiaggia dove andiamo sempre noi. E oggi c'è anche il mercatino. Yuhu, avvenimento sociale irrinunciabile.
E grande avvenimento, mercatino con saponi e candele naturali. Qua c'è il signore che vende i taglieri di legno, bellissimi ma costosissimi. Poi c'è questo stand che fa le borse, molto belle a dir la verità, anche con belle stoffe. E poi vabbè, vari che vendono gioiellini, qua addirittura lampade, ma ci sono anche dei bei begli orecchini, prodotti naturali e non, gli indiani. E qua anche vintage, mercatino tipo dell'usato, questa ci piace moltissimo, porta zecchini ricamato, molto carino. E prosegue più avanti. Oh, di solito io qui prendo sempre qualcosa di vecchi ricami, vecchie tovaglie, perché c'è una signora che di solito vende tutte queste vecchie cose e non si trovano più e mi piacciono davvero molto. Invece qui vedo nuove tovaglie, oggetti di dubbio gusto sinceramente, borse di tutti i tipi di paglia, queste manco se me ne regalano una. E poi qua ceramica tunisina, invece questi sono bellissimi. Di nuovo gioielli, piccola pelletteria fatta a mano, o altre borse che non ne abbiamo bisogno. Qua invece tutto pezzi unici fatti a mano, molto carini, la sempre presente lavanda di Benzone con un profumo pazzesco. Qua altri bijou fatti a mano, ma ancora non vedo quelli. È il nostro, la nostra bancarella preferita, il signore dei fossili, che vedrà di sicuro il nostro Riccardo. Dov'è? Che dietro con Ricky. Verrà dopo. Ecco, questa è la mia bancarella preferita perché vende tutti, penso che sia lei, sì, vende tutti i gioiellini fatti a mano e adesso io me li guarderò molto bene. E poi qua ci sono le scarpezze, le friulane, molto carina questa, ci piace. E poi in tutta la piazza ci sono molti molti altri espositori. Quest'anno l'hanno fatto in un modo diverso, ma mi piace forse di più, c'è più gente, bellissimo. Evapora. L'acqua che evapora, fa talmente caldo oggi che l'acqua evapora. Facci strada fino all'ombrellone, Ricky. Va bene. Va bene. Sabato. Libri e autori a grado, questo pomeriggio alle ore 18 al Velarium, cose da prof. Enrico Galliano ci racconterà. Ci sono anche gli avvisi che fa l'azienda turistica e di promozione di grado, che ci racconta tutto quello che ci sarà durante la giornata, quindi noi aspettiamo sempre quest'ora per sapere che cosa succede, per poi non andare mai veramente, ma insomma. Eccoci, e questo è il nostro ombrellone. Adesso il nostro bagnino personale opera e sono di nuovo qua. Evviva! Me la godo qui sotto l'ombrellone e oggi niente knitting, cioè knitting sì, ma farò dei calcoli per un nuovo maglione. Adesso vi faccio vedere il campione e a cosa sto lavorando, cioè non si vede niente, però almeno vi fate un'idea. Ecco qui i miei arnesi del lavoro, ho portato un campione fatto con la Mayac, il nuovo filato di Mayac, seta
e Baby Yak, e questo è il campione che ho lavorato. È un po' piccolino veramente rispetto allo standard dei miei campioni, ma ho piuttosto fretta di finire. Mi sono portati il metro per fare le misure, la penna e ovviamente un bel bloccone su cui scrivere l'inizio del mio lavoro. Naturalmente il mio fido pesce porta tutto, e quindi oggi lavorerò su questa cosa qua e farò un po' di calcoli, e poi magari sicuramente farò un paio di righe, vedremo. Nel frattempo i ragazzi sono corsi in acqua e io già non li vedo più. Ciao! Ho pensato di farvi vedere i costumi che ho comprato quest'anno, visto che ne ho comprati ben 3 e ne sono abbastanza soddisfatta. Il primo in realtà è questo. È una forma che si dona abbastanza al mio fisico ed è allacciato dietro il collo e ha questo piccolo dettaglio in rame, ecco, e diciamo che tra tutti quanti è quello che è il mio meno preferito di tutti. Mi piace ma non tantissimo, e la cosa positiva è che ha le coppe imbottite, quindi comunque sta bene addosso, però la parte dietro, che non vi farò vedere, scende leggermente senza restare bene aderente al corpo, quindi è quello che mi piace un po' meno. L'ho comprato dalla Redoute. Farvi vedere il nuovo costume che ho comprato quest'anno, il secondo, e come l'altro ha lo scollo all'americana, è molto carino perché ha una specie di goccia qui con un cerchietto di metallo che tiene, ma la cosa più bella è dietro la schiena, adesso mi giro così potete vedere, e cioè ha questa spighetta in mezzo e questo oblò che si forma qua in basso, mi piace moltissimo. Oggi vi faccio vedere il costume numero 3 ed è anche il mio preferito, a dir la verità, perché ha questi incroci qui nella zona del décolleté molto originali e mi piacciono davvero un sacco. È anche leggermente contenitivo, il che non guasta, insomma. Dopo nell'info box vi metterò tutti quanti i link ai costumi che ho comprato, perché li ho comprati tra Bonprix e Zalando. Un'altra nostra usanza che deve essere assolutamente rispettata a grado è venire a mangiare ogni tanto, ovviamente a pranzo, in un localino che si chiama Ingordo, e quindi già il nome è tutto un programma. In realtà sono specializzati in panini e mangiamo sempre davvero molto molto bene. Ragazzi, è arrivato da mangiare! C'è qualcuno che ha preso un tacos di carne, buonissimo, si è nascosto perché non vuole essere filmato, e invece qui abbiamo il felice proprietario di un Ingordo. Si chiama proprio Ingordo, cioè ha dentro praticamente tutto. Che cosa c'ha? Facci vedere. Allora, dici un paio di cose. Pollo. Tanto pollo. Dopo prosciutto, salsa. Non alzare troppo. Salsa, sì, infatti. Salsa rosa, insalata, pomodori. Di tutto. E io invece ho preso un semplicissimo hamburger. E allora, buon appetito! Mi raccomando, comprate pane. Soprattutto stiamo passeggiando per Grado alla sera, è proprio bella. E finalmente andiamo a cena fuori. Con amici, passiamo vicino al porticciolo. il disturbo. Disturbiamo la madre che... Il disturbo. È veramente molto luminoso e credo che mi cambierò gli occhiali perché mi dà un po' di fastidio tutta questa luce. C'è qualcuno che non ha bisogno perché li ha fotocromatici. Ecco. Ecco anche il trenino che passa, è carino! Ecco qui il porticciolo pieno di bellissime barche. Ne stiamo proprio qui vicino, è davvero molto bello. Questa zona ci piace molto.